Benvenuti ancora una volta ad una nuova puntata del Cartotto Educational. Sempre non solo didattica, ci troviamo dove? In Valle d'Aosta. Per l'esattezza, nella Valle di Cogne. E dopo una passeggiata con una buona pendenza di circa un'ora e mezza, arrivando appunto da una frazione non molto distante da Cogne, giungiamo dove? Siamo a Costa del Pino. 2030 metri. Costa del Pino perché? Costa del Pino è la stazione intermedia di una storica miniera di magnetite, attività peraltro a cui hanno preso parte numerosi minatori, proprio abitanti di Cogne nel tempo. Pensate che le prime tracce documentali di questa miniera risalgono al 1432 e che questo sito, quello in cui ci troviamo ora, è la stazione intermedia abbandonata nel 1979. Gli arredi, quindi gli edifici, sono esattamente allo stato di allora, con opportune modificazioni perché, come faremo adesso per fare a breve, è possibile entrare muniti di luce frontale e con guida all'interno proprio della vecchia miniera. Se noi guardiamo immediatamente alle mie spalle, abbiamo una miniera, insomma, possiamo proprio osservare come la miniera sia in altitudine rispetto magari a quelle che immaginiamo. Se noi notiamo la cartina che ora la mia cameraman sta riprendendo, vediamo proprio che la miniera nella sua parte più alta si attesta grosso modo sui 2400 metri. Vedete, noi siamo a Costa del Pino sotto a 2030, Cogne è ancora sotto, vediamo che Aosta sostanzialmente è ancora più sotto. Come ci si arriva? Se volete eventualmente inserire una visita alle miniere di magnetite di Costa del Pino, da Montroz parte un sentiero all'altezza di una chiesetta, classificato T, quindi turistico, semplice da percorrere, consiglio le racchette ovviamente, e in salita, però ripeto assolutamente fattibile, si arriva a godere di tracce veramente della nostra storia. Bene, a questo punto vi do appuntamento alla prossima puntata del Cartotto Educational. Ciao!